A chi si riferisce il procuratore? Quali sono le sigle? Perché poi lui parla anche di persone delle ONG, ma il procuratore conosce il sistema? Questa adesso è la nostra domanda, dopo 2 mesi in questo modo. Passano al contrattacco le organizzazioni non governative, si difendono dalle accuse della magistratura e chiedono che venga fatta luce al più presto per non screditare il lavoro di migliaia di persone. La nostra storia è una storia di bene, è una storia di solidarietà internazionale, una storia di convivenza, di fratellanza tra i popoli. Non accettiamo che su questo ci possano essere dei dubbi. La risposta delle associazioni umanitarie alle polemiche è nell'hashtag con cui hanno scelto di convocare una conferenza stampa a Roma, a testa alta, una missione, dicono, per colmare il vuoto lasciato dall'Europa e dalle istituzioni. Siamo convinti che salvare vite umane è una priorità comunque, in mare, nel deserto o nei paesi di origine dove le persone stanno morendo di fame. Vorremmo che non si parli tanto di ONG perché siamo uno strumento, non un fine. Accuse senza prove, è uno scandalo, aveva dichiarato il portavoce della tedesca Sea-Watch, una delle organizzazioni inserite nell'elenco che l'agenzia europea Frontex aveva consegnato agli inquirenti. In serata, insieme ai colleghi della CIA, verranno ascoltati in commissione difesa al Senato.